Giacomo Catalani, che mi ha invitato in questa sede a parlarvi, come dicevamo poco fa, degli effetti dell'alta quota, in particolare della riduzione della pressione barometrica e quindi della resistenza dell'aria, sulle massime prestazioni nei 100 metri piani. Alla fine ricorderò brevemente, con commozione e allegria e tristezza al contempo, parlerò brevemente del fondatore di quella scuola di fisiologia di Milano, che è Rodolfo Margaria, che è stato Rodolfo Margaria e che è il maestro di molti di noi. In particolare l'analisi, che sarà basata sui dati effettivi di velocità in funzione del tempo nei 100 metri piani del record di Bolt a Berlino del 2009, sarà basata su due presupposti. Intanto sarà basata sul presupposto che l'aumento di velocità nel corso dei 100 metri piani segua un andamento esponenziale, e sarà basata, come dicevo, sui valori di forza e potenza presi a modello, saranno quelli sviluppati da Bolt nel corso del suo attuale record del mondo, 9,58 secondi sui 100 metri piani a Berlino. Notiamo che Berlino è a livello del mare, 21 metri sul livello del mare, se vogliamo. Gli approcci saranno due. Primo caso, che io chiamo approccio biomeccanico, si presupporrà che la forza totale sviluppata in senso antero-posteriore dall'atleta in alta quota o a livello del mare sia la stessa. Nel secondo caso, invece, che la potenza metabolica sviluppata negli ultimi metri dello sprint, negli ultimi 10 metri dello sprint, in alta quota e a livello del mare, sia la stessa. Che cos'è in nuce il problema? Il problema è molto semplice, che in alta quota la resistenza dell'aria, come dicevamo, diminuisce in modo noto. Questo permette di stimare il risparmio di potenza o di forza dissipata contro l'entrata della resistenza dell'aria, e quindi stimare il possibile aumento di velocità. Andiamo un pelo avanti, questa è la curva superiore, è quella dell'andamento della velocità nel corso dei 100 metri di Bolt a Berlino nel 2009. Vedete che l'andamento può essere descritto molto bene da una curva esponenziale che è descritta da questa equazione qui, non vogliamo parlare troppo di matematica. Questo è l'andamento in un gruppo di 11 sprinter di medio livello. Vedete che grosso modo l'andamento è sempre lo stesso, la differenza fondamentale è ovviamente che la massima velocità, che nel caso di Bolt era 12, quasi 12,5 metri al secondo, arriva solo a 10 metri secondo. Ma questo tipo di rappresentazione ci permette di studiare molto bene l'accelerazione. Che cos'è l'accelerazione? Dal punto di vista dimensionale, l'accelerazione non è altro che la variazione di velocità per unità di tempo, quindi è la tangente della curva della velocità in funzione del tempo a un tempo dato. Vedete per esempio che a 4 secondi dopo la partenza la tangente è molto piatta, la velocità è molto bassa, va a zero quando si raggiunge la velocità massima e il soggetto non è più in grado di accelerare. All'inizio invece la pendenza, la tangente, è molto ripida e la velocità è molto elevata. Ma questa equazione antipatica ci permette anche di rappresentare quindi la accelerazione in funzione del tempo. Eccolo qui, vedete ancora una volta Bolt e la curva superiore, vedete che nei primi passi all'uscita dai blocchi sviluppa un'accelerazione antero-posteriore che è quasi di 9 metri al secondo per secondo. Ricordate che l'accelerazione di gravità sono poco meno di 10, 9,81 metri al secondo quadrato, e poi naturalmente diminuisce rapidamente e negli ultimi secondi non è più in grado di accelerare e la velocità ovviamente è costante, anzi negli sprint superiori ai 100 metri, 200-400, ovviamente si ha anche una fase di decelerazione. Ma questa equazione ci permette di calcolare anche che l'andamento della velocità in funzione, l'andamento dell'accelerazione non in funzione del tempo, ma in funzione della velocità, è una linea retta.
E questo ci permette di calcolare, ancora una volta vi prego di credere a questa stupida matematica, peraltro utilissima, ci permette di calcolare la costante di tempo che determina l'andamento istantaneo della velocità in funzione del tempo, purché sia conosciuta la velocità massima. Questo andamento lineare ci permette di calcolare la costante tau semplicemente dal rapporto tra accelerazione massima a velocità zero e velocità massima ad accelerazione zero. Qui vedete un esempio, e cosa ci dice questo? Questo ci permette di fare proprio quel lavoro che volevamo, perché? Perché dal punto di vista dimensionale l'accelerazione è una forza per unità di massa. La forza che il soggetto deve orientare in senso antero-posteriore per ogni chilo di massa del suo corpo. Questa è dimensionalmente e numericamente l'accelerazione. Ma oltre a questa forza orizzontale, il soggetto che corre in aria deve esercitare una forza addizionale contro la resistenza dell'aria. Costa fendere l'aria, sia pure non molto naturalmente. E questa forza dissipata contro la resistenza dell'aria è proporzionale al quadrato della velocità attraverso una costante K che dipende da varie cose, tra cui l'area proiettata sul piano frontale, un coefficiente di forma che è il coefficiente di drag, quello che così chiamano gli automobilisti, e naturalmente la densità dell'aria. E naturalmente noi conosciamo la densità dell'aria in alta quota, quindi questa K possiamo calcolarcela, dato che la conosciamo a livello del mare, eccolo qui il numero per chilo di peso, la possiamo calcolare a qualsiasi altezza. Quindi la forza totale che il nostro atleta, sia Bolt o il nostro sprinter di medio livello, deve generare ad ogni istante è la somma dell'accelerazione antero-posteriore più la forza dissipata contro la resistenza dell'aria. Questa è la forza totale.